Ok, allora oggi facciamo tutt'altro. Abbiamo visto la programmazione dinamica, abbiamo visto i grafi. Oggi iniziamo con quelli che ho chiamato selected topics, che sono argomenti avanzati su singoli argomenti, e oggi parliamo di stringhe. Ok. Cos'è una stringa? Una stringa è una sequenza di caratteri, confido che sappiate da questo punto cos'è una stringa. E facciamo prima un minimo di nomenclatura, poi introduciamo un problema e vediamo come affrontarlo, che è, diciamo un po', lo vedremo, è il problema sulle stringhe. Allora, mettiamo che vogliamo scrivere una stringa. Scrivo una stringa che userò tantissimo a lezione, che è la stringa banana, banana, nasso, banana nasso, che è un po' il mix di banana e ananas, con e sasso se vogliamo, sì, ok. Poi vediamo perché è importante questa stringa. E allora, un po' di nomenclatura. La stringa è un insieme di caratteri, come ho detto, hanno un certo ordine, hanno cioè non sono un box di caratteri, sono una sequenza ordinata di caratteri. Questi caratteri fanno parte di una cosa che viene chiamata alfabeto, cioè l'alfabeto è il set di caratteri possibili di cui può essere composta la stringa. Tipo, se non dico niente, di solito l'alfabeto implicito che sto usando sono le lettere, i caratteri non latini, perché metto anche la J, la K, la X, Y e la W, però insomma l'insieme dei 26 caratteri ASCII, diciamo ASCII standard, cioè quelli alfabetici quantomeno. Quindi quello si chiama alfabeto. Come chiamiamo varie cose della stringa? Allora, abbiamo già visto due cose che si chiamano, una la sottosequenza e l'altra la sottostringa. Una sottosequenza è un insieme ordinato di caratteri di una stringa che non devono essere per forza presi di seguito. Tipo una sottosequenza di banana nasso potrebbe essere ad esempio, che ne so, basso. Tipo se prendo questo, prendo questo, prendo questo, prendo questo, prendo questo. Ok, ottengo la sottosequenza basso, e questa è una sottosequenza. Mantiene l'ordine, però non devono essere contigui. Ok, questa è la sottosequenza. Invece una sottostringa, chiamata anche infisso, è una sottosequenza contigua della stringa. Quindi ad esempio, che ne so, ananas. Ananas è una sottostringa di banana nasso. Ok, dopodiché abbiamo un prefisso. Un prefisso è una sottostringa che però inizia dal primo carattere. Quindi, che prefissi ci sono qua? B, ba, ban, bana, fino anche tutta quanta la stringa è anche lei un prefisso in realtà. Anche tutto banana sono un prefisso. Poi abbiamo i suffissi, che invece sono le sottostringhe che terminano alla fine. Quindi, che ne so, asso, so, ananasso, ok? E anche tutta la stringa volendo al suffisso. Bene. Altra nomenclatura? No, direi che però ci basta così. Ah, e normalmente, diciamo che in questo contesto, quando dico n, mi sto riferendo alla lunghezza della stringa, ok? Tipo n nei grafi era il numero di nodi. N in programmazione dinamica di solito era il numero delle celle della memorizzazione, invece in ambito stringa N è la stessa stringa. Ok, qual è il problema più comune che ci troviamo ad affrontare quando parliamo di stringhe? È il problema del pattern matching. Problema del pattern matching. Cosa dice il problema del pattern matching? Dice: abbiamo due stringhe. Ci sono varie definizioni di questo problema, adesso ve le faccio vedere un po'. Comunque, tutti quanti abbiamo due stringhe.
una stringa che in italiano la chiamiamo il pagliaio, e un'altra stringa, un'altra stringa che la chiamiamo l'ago, ok? Perché di solito in inglese si chiamano needle e haystack, the needle in the haystack, l'ago del pagliaio, ok? E facciamo finta che Bananasso sia il nostro pagliaio, sia il nostro haystack, ok? E facciamo che il nostro needle, il nostro ago, sia, che ne so, ananas. Quindi abbiamo il nostro pagliaio, il nostro needle, il nostro ago. Ah, normalmente N è la lunghezza del pagliaio e M è la lunghezza dell'ago. Il problema del pattern matching, adesso faccio la declinazione più facile del problema, e poi magari vediamo altre declinazioni, è l'ago appare come sottostringa del pagliaio. Quindi ananas appare come sottostringa di bananasso. Sì, l'abbiamo visto prima, ananas è qui. Ok. Altre definizioni del problema possono essere: quante volte quante volte l'ago appare nel pagliaio come sottostringa? Faccio notare che se la sottostringa fosse stata, se l'ago fosse stato, che ne so, anan, invece di ananas, la risposta qua sarebbe stata 2. E vi faccio notare che i posti dove appare possono essere overlapping. Ok? Questa è un'altra declinazione del problema. Un'altra declinazione del problema potrebbe essere invece: dato l'ago e dato il pagliaio, dimmi tutte le posizioni dove l'ago appare come sottostringa del pagliaio. Quindi non solo contarle, ma anche dirmi dove sono. In questo caso si conta il primo carattere. Sì, cioè tipo qua l'output dovrebbe essere 1 e 3. Ok? Bene, queste sono tre definizioni del problema del pattern matching. Come facciamo? Cioè, vanno bene idee anche banali in questo momento. Come facciamo a pattern matching? Mettiamo che vogliamo risolvere il problema di contarle. Come facciamo? Parto dal primo carattere di confronto di A, no? Quindi vado avanti, poi A, ok, meno, ok, vado avanti così con tutti i caratteri. Esattamente. Cioè, quello che faccio è che uso, diciamo, l'ago come finestra, e ogni volta, per tutti quanti i punti di inizio possibili, ovviamente l'ultimo punto di inizio possibile sarà da qui, da questa app, che poi dopo per forza di cose vado fuori, quindi non cominciare, controllo carattere per carattere. Ovviamente se due caratteri già non mi matchano, posso provare la prossima finestra. Qual è la complessità computazionale di fare le cose così? N per M. Perché N per N? Beh, in questo caso è quasi lineare, alla fine questa volta, cioè, non sì, magari matcha A, N, tipo qua matcha A, N, A, e poi fallisce all'ultimo, però di norma non fa fatica a trovarli. Qual è, ad esempio, un caso abbastanza stronzo, invece, che ci va in quadratico? Se il pagliaio è, ad esempio, A alla, che ne so, 10.000, B, dove alla 10.000 vuol dire 10.000, ok? E il needle è, ad esempio, questo quant'è? È alla, diciamo, alla 1 milione, va? E il needle è A alla 1000 B. Ok? Quindi il pagliaio è 1 milione di A e con una B. Invece il needle, l'ago, è 1000 A e con una B. Cosa succede in questo caso? Che, facendo l'algoritmo banale, lui ogni volta matcherà queste 1000 A prima di accorgersi che era sbagliata, prima di accorgersi che c'era quella B alla fine. Sarebbe comunque il quadrato, cioè sarebbe sempre N per N. No, no, certo, però questo, cioè, è comunque grande di N per M, sì, certo. Sì. Solo che qua vedi
Sì, che è tanto grande. Quando è esattamente, cioè qua fa proprio n-1 per m-1000, no, qualcosa operazione. Ma n- la lunghezza di... Esatto, sì, sì. Qua fa n per m operazioni proprio. Sì. Questo qua fa teta... Ma di costanti fa n. Fa teta grande di n per m operazioni. E quindi vediamo, insomma, che... Dimmi. Un fix non potrebbe essere prendere la sottostringa della... Cioè, una sottostringa lunga m... Dal pagliaio e guardare la prima e l'ultima lettera e andare verso il centro. Puoi farlo, ti posso creare altri casi dove fallisce. Okay. No, ma tipo per se metterli in mezzo, tipo per dire una roba che puoi fare che fallisce è tipo fare A500.000 B a 500.000 sì. Per il pagliaio e poi l'ago fai A500 B a 500 e così fallisce. Però il fatto è che per ogni controesempio che potete, cioè per ogni, come si dice, strategia balorda che potete pensare c'è il controesempio. Sì, è sempre lineare. E se quando guardo, cioè se quando prendo l'input di banana lasso, se lo prendo in input invece di salvarlo come una stringa lo salvo come il conta per le lettere, cioè invece di avere A. Ma dopo ma cioè cosa, in questi casi cosa te ne fai? Tipo nel caso dove c'è la B in mezzo? Ti perdi l'ordine qui? No, lo fai comunque se la più ordine. Poi 10.000 A o tipo con uno strato, non lo so, cosa del genere. Quindi così hai tipo se hai 10.000 A una B, altre 10.000 A hai in realtà tre lettere dei valori che sono la quantità di volte per fare. Boh, ma ti posso creare anche esempi dove uso tutte le lettere dell'alfabeto, cioè dove ti creo una marea di simboli e... Sì, esatto, e poi te li metti tutti scambiati da memoria del cloud. Sì. E niente, quindi serve qualcosa di un pochino più sofisticato, diciamo, per risolvere questo problema. E oggi vedremo due, forse tre, dipende se ce la faccio, perché poi il terzo è più figo e fa più cose. Però cominciamo con i due semplici. Vedremo almeno due algoritmi per fare questa cosa in tempo lineare, quindi o grande di n più m, che è il minimo possibile perché almeno quello deve essere l'input. Ok, e ne vedremo prima uno deterministico e un pochino più difficile se vogliamo, e poi uno invece probabilistico e un pochino più semplice però con dei problemi. Diciamo che c'è un trade-off tra i due, che adesso vedremo. Ok, il primo che vediamo oggi è un algoritmo appunto deterministico che si chiama algoritmo Z, o Z-algoritmo. Allora, intanto cosa fa l'algoritmo Z? L'algoritmo Z, data una stringa, calcola lo Z-array di quella stringa. Voi mi direte, cos'è lo Z-array? Ok, lo Z-array, adesso faccio un esempio con la parola ananasso. Ok, lo Z-array di una stringa ci dice per ogni posizione di quella stringa, tranne la prima, tranne il primo carattere, per ogni altra posizione ci dice da lì in poi quanti caratteri matchano il prefisso. Quindi, tipo da qua, 0 caratteri matchano il prefisso perché già A e N sono diversi, quindi qua ci dice 0. Da qua invece ci dirà, guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Se parti da qua, 5 caratteri matchano il prefisso. Qua sarà 0, qua sarà 3, credo. Sì, qua sarà 0, qua sarà 1, qua sarà 0, qua sarà 0, qua sarà 0. Ok? Questo è lo Z-array e lo Z-algorithm quello che fa è trovare in tempo lineare per una stringa lo Z-array. Domanda: assumiamo di saper trovare lo Z-array in tempo lineare per una stringa, come risolviamo il problema del matching? Ho una stringa un po' più corta, mettiamo che il nostro haystack è
4 è una B e il nostro needle sono 2 è una B, per dire. Ok? Quindi il nostro needle è AB. Come facciamo a utilizzare lo Z-Array per risolvere il problema del matching? Easy. Quello che facciamo è che componiamo la seguente stringa. Scriviamo prima il needle, poi ci mettiamo un qualche carattere che non appaia nell'alfabeto. Di solito il carattere che si usa per questo proposito è il dollaro, ma si può mettere quello che si vuole, insomma. E poi mettiamo il tagliaio. Ok? Quindi componiamo questa stringa che è fatta da needle, dollaro, pagliaio, dove dollaro appunto è un carattere che non appare nell'alfabeto. E dopodiché calcoliamo lo Z-array di questa stringa. Cosa sarà? 0. Ah no, 1. Questo sarà. Il primo carattere è sempre escluso, ma perché ovviamente matcha tutto quanto se stesso. Qualcosa sarà 1, credo, 0, 0, 2, 2, 3, 1, 0. Lo Z-ray è questo, giusto? Scusa, perché per un carattere, cioè alla fine posso cominciare a mettere dal primo carattere in poi? Perché il primo carattere X? Il primo carattere abbiamo detto che lo escludiamo perché semplicemente il primo carattere è N la risposta sempre. N più M. No, N dov'è il tosse. Ma no, a parte questo, è giusto lo Z-Array? Cioè l'ho fatto corretto? Sì, sono. Quando arrivo alla posizione 4, indice 4, lo devo considerare o no il dollaro? Il dollaro, cioè noi abbiamo composto questa stringa. E adesso è un'altra stringa che contiene anche il dollaro. È una normalissima altra stringa. Allora no, perché dopo quella posizione lì non c'è A, A, B, dollaro. Infatti, tipo da qua metto due caratteri del prefisso. Ah, il numero di caratteri. Questo è il numero di caratteri. Se partissi da qua, quanti caratteri sono uguali al prefisso? È come la ricerca che aveva proposto prima lui, cioè il fatto di prendere A, A, B e confrontare quante volte appare nel resto di... Allora, fermi tutti. Allora, adesso ho chiesto, è giusto questo come Z-Array? Sì, è giusto. Ok, bene. Notate, tipo, qual è adesso il criterio per capire quando il needle appare nello haystack? Quando i caratteri nello Z-Array sono uguali alla lunghezza del quando il valore dello Z-Array per una certa posizione dello haystack ha il numero che è uguale alla lunghezza del needle. Ok? Ah, perché metto il concateno il needle e l'haystack? Questo come funziona? Cioè, ho detto, allora, rewind. Allora, vi ho definito cos'è lo Z-Array per una stringa. Fino a lì ci siamo, giusto? Ridefinisco cos'è? Allora, quindi, ignorate questo per un attimo. Allora, mettiamo come una stringa a un asso. Ok? Io vi definisco che lo Z-Array per questa stringa è un numero per ogni posizione della stringa, tranne che per la prima posizione, quindi by definition, la prima posizione è esclusa, cioè con una X, ok? Per ogni altra posizione, il numero dello Z-Array in quella posizione è il numero di caratteri che a partire da quella posizione matchano il prefisso. Il prefisso vuol dire matchano l'inizio della stringa. Quindi non vi sto dicendo come si calcola, non vi ho ancora detto come si calcola lo Z-Array, ve lo sto solo definendo. Quindi, se parto da N, quanto è lungo partendo da qua il più lungo prefisso che parte da qua che matcha il prefisso della stringa? 0. Perché N è diverso da A. Ora vado al prossimo. Quanto è lungo il più lungo prefisso che parte da qua che matcha il prefisso della stringa? 2. 3. È inclusa
No, perché dopo poi A, N, A e poi qua differisce. Cioè se io parto da qua, il più lungo prefisso che è uguale a un prefisso della stringa è ANA. Sì, sì, no, perché A è incluso. Perché ANA, e se parto all'inizio, ANA matcha. Però se facessi 4, ANAS, questo non matcha perché questo è ANAN, quindi la N non matcha. Quindi il valore nello Z-Array è la lunghezza del più lungo prefisso a partire da qua che matcha il prefisso della stringa completa. Quindi questo sarà 0, questo sarà 1. Perché se io parto da qua, sì, è solo un... quanti caratteri sono uguali rispetto all'inizio della stringa? Solo uno? Perché AS è diverso. Il secondo carattere è diverso. Quindi domanda, e lo ripeto, cioè se serve, se è una domanda perché è importante per tutti i passaggi, è chiaro come è definito lo Z-Array? Sì. Okay, quindi per tutte le posizioni, ripeto una volta, per tutte le posizioni, tranne che per la prima, che la ignoriamo, tutte le altre sono definite come, a partire da quel punto, quanto è lungo il più lungo prefisso che parte da lì, che matcha il prefisso della stringa totale, okay, la stringa completa. Quindi questa è la definizione di Z-Array per una certa stringa. Ok? E vi ho detto, poi vediamo come funziona, ma vi ho detto che lo Z-Algorithm trova lo Z-Array di una stringa in tempo lineare. Tempo lineare rispetto a quella stringa. Ok? Terzo passaggio. Allora ci chiediamo, ok, io ti sto dicendo che cos'è lo Z-Array, cos'è il Z-Algorithm, ma assumiamo che sappiamo trovare lo Z-Array per una certa stringa. Come faccio a usare lo Z-Array per risolvere il problema del pattern matching? Allora, quello che vi ho detto è, ma allora, noi abbiamo il nostro problema del pattern matching, abbiamo l'ago, abbiamo il pagliaio, componiamo, by definition, la seguente stringa. Mettiamo l'ago, mettiamo un carattere che non appare nell'alfabeto di entrambi, tipo il dollaro, e poi mettiamo il pagliaio. Ok, quindi vi dico, guarda, componiamo questa stringa, questa è diventata una normalissima stringa. Calcoliamo lo Z-Array di questa stringa. Ok? E adesso io vi dico, ma guarda, in realtà se noi prendiamo tutte le posizioni in cui il valore dello Z-Array è uguale alla lunghezza del lago, quelle sono esattamente le posizioni dove appare l'ago nel pagliaio. Perché succede? Perché lo Z-Array ci dice da lì in poi quanti caratteri matchano il prefisso. Noi abbiamo messo nel prefisso l'ago. Quindi se il numero di caratteri che matcha è uguale alla lunghezza del lago, diciamo, cavolo, vuol dire che là c'è proprio l'ago. E perché siamo sicuri che là ci sia proprio esattamente l'ago? Perché abbiamo messo un carattere che non appare in nessuna delle due stringhe in mezzo a separarli. E quindi sappiamo che quando il valore dello Z-Array è esattamente la lunghezza del lago, per forza di cose là ci deve essere l'ago, perché tanto comunque non poteva andare più in avanti nel matching del prefisso, perché abbiamo messo un carattere che non appare nell'alfabeto delle altre due stringhe. Quindi ci siamo adesso? Ci sono domande? No, perché se non ci sono domande è meglio farlo adesso. Ok, quindi come potete vedere lo Z-Array, se lo sapete calcolare in tempo lineare per una stringa, ci risolve tutti e tre i problemi del pattern matching. Siamo d'accordo? Ok, adesso il problema è calcolare lo Z-Array in tempo lineare nella lunghezza della stringa. Perché ovviamente, cioè, calcolare lo Z-Array in tempo quadratico è banale, però abbiamo trovato solamente un altro algoritmo quadratico per fare lo stesso lavoro di prima. Ok.
Quindi vogliamo trovare ananas in bananas. Quindi vogliamo calcolare lo z array di questo stringone. Per calcolare lo z array, quindi vogliamo usare l'algoritmo z, che è l'algoritmo che calcola lo z array in tempo lineare. Come funziona l'algoritmo z? Allora, l'algoritmo z quello che fa è che mantiene, chiamiamole, tre variabili, ok, durante il suo processo. E adesso vediamo queste variabili cosa significano e come si comportano. Queste tre variabili le chiamiamo L, R e D. Ok? Quello che faremo è che vogliamo scorrere una volta da sinistra verso destra la stringa, e dove I è l'indice della posizione dove siamo arrivati, e in LR, che sono un range, dove L è a sinistra incluso e R è a destra escluso, ok? In LR ci vogliamo tenere, adesso vediamo poi come mantenerla, ma per definizione quello che vogliamo tenere in LR è la più lunga sottostringa che include I, che è un prefisso della stringa. Quindi il range LR, l'invariante del range LR, quindi LR sarà un qualche range nella stringa, l'invariante che vorremmo mantenere man mano che ci scorriamo la stringa è che LR è il range, è il range più lungo sottostringa della stringa, di S, sottostringa della stringa, che contiene I e che è prefisso della stringa. Ok. E adesso vediamo come si mantiene questa cosa, vediamo come funziona, vediamo perché funziona e vediamo come calcolare il valore dello z-array mantenendo questa invariante. Ok? Quindi noi iniziamo che avremo L uguale a 1, R uguale a 1 e I uguale a 1. Questo è lo stato iniziale. E adesso vediamo cosa fare, ci sono tre casi di cose che possono succedere e vediamo come gestire tutti quanti. Notare che adesso che partiamo, questi quindi è by definition come inizia l'algoritmo con questi valori, notiamo che partiamo con una finestra non valida. Secondo zero. Ok, partiamo con una finestra non valida perché non è zero, perché uno incluso, uno escluso non vuol dire niente, cioè vuol dire che è vuota. Ok? Bene, quindi siamo qui. I abbiamo detto che è la posizione dove ci troviamo, quindi siamo qui. Ok, come vi ho detto ci sono tre casi. Partiamo dal caso più semplice. Il caso più semplice è quando abbiamo una finestra invalida. Quindi partiamo e diciamo, abbiamo una finestra invalida? Sì. Come ce ne accorgiamo? Sono gli stessi indici. LR uguale. Non solo, potrebbe anche essere che L è maggiore di R. Quindi la condizione è L maggiore uguale a R. Quelle sono finestre invalide. Cioè, un'altra finestra invalida, cioè non vuol dire niente. Ok, ma se partiamo sempre con LR uguale a 1... Ma vediamo che poi man mano che va avanti potrebbero formarsi delle altre finestre invalide che sono non di quella fattispecie. Ah, ok. Quindi una finestra invalida è quando L maggiore uguale a R. Quindi, il primo caso abbiamo una finestra invalida. Cosa facciamo in questo caso? Questo è il caso semplice. Diciamo, bene, noi ci troviamo alla posizione I. Ok? Allora, settiamo L uguale a I. In questo caso ce l'abbiamo già, però nel senso, settiamo L uguale a I. Quindi diciamo, guarda che la finestra parte qua. E poi quello che facciamo è, in modo banale, vi ricordo qual è la definizione della finestra. La finestra è la più lunga sottostringa che contiene I, che matcha il prefisso. Quindi, se siamo in questa situazione che abbiamo una finestra invalida, abbiamo settato l'inizio adesso, detto, guarda che L si trova dove siamo noi, e vogliamo creare questa finestra, cosa possiamo fare? In modo molto banale, possiamo
fare il matching banale del prefisso per cercare di portare questa finestra il più a destra possibile. In questo caso non andiamo molto lontani, perché in questo caso R rimane ferma a 1. In questo caso... perché già il primo carattere non matcha. Quindi ci troviamo qua. Ok? Quindi, ripeto, quindi questo è il primo caso. Abbiamo il caso in cui la finestra che abbiamo non è valida. Ok? La finestra non è valida quando? In realtà ci sono due casistiche in cui non è valida. Quando L è maggiore o uguale a R, che vuol dire che la finestra è vuota oppure è negativa, quindi sono robe invalide. Oppure, per rispettare l'invariante, ricordiamoci anche, quando I è al di fuori della finestra. Perché io vi ho definito che l'invariante che dobbiamo mantenere sulla finestra è che è la più lunga sottostringa che contiene I, che è che matcha il prefisso della stringa. Quindi se I è fuori dalla finestra, è una finestra non valida, anche in quel caso. Bene. Quindi abbiamo detto, in questo caso, quello banale, quello che facciamo è che settiamo L uguale a D, quindi ripartiamo da dove ci troviamo adesso, e poi in modo banale, carattere per carattere, vediamo quanti caratteri da qui in poi matchano il prefisso. In questo caso è 0, quindi R rimarrà uguale a 1, R diventerà uguale a L, perché R riparte da L ovviamente a quel punto e non va avanti perché non matcha niente, quindi rimarrà. Dopo aver fatto questa cosa, quindi siamo ancora nel caso banale, dopo aver fatto questa cosa mettiamo come valore dello z-array R meno L. Ok? Perché se noi siamo partiti da qua e abbiamo provato a espandere la finestra il più a destra possibile, quindi abbiamo visto quanti caratteri matchavano e non ce la siamo spostata, vuol dire che comunque in quel caso che l'avessimo spostata, che non l'avessimo spostata, il numero di caratteri che matchavano il prefisso, perché l'abbiamo appena calcolato, sarà di quanto abbiamo spostato la finestra. Ma di quanto abbiamo spostato la finestra? R meno L. Fine e inizio. Ok? Fatto? Quindi una volta che abbiamo inserito il valore dello z-array, quello che facciamo è che aumentiamo i di 1, cioè andiamo alla prossima posizione. Ok, e ci richiediamo, la finestra è valida? No. No, per svariati motivi tra l'altro sto giro. A parte che la finestra è vuota, tra l'altro I è fuori perché è oltre, quindi la finestra non è più valida. Siamo, in che caso siamo? Dobbiamo risettare L. Nel caso banale, siamo nel caso che abbiamo appena detto. Quindi cosa facciamo? Settiamo L uguale a D, quindi L diventa 2, e dopodiché, quindi adesso abbiamo spostato l'inizio della finestra, faccio qui va, anche se poi, no, se lo faccio qui diventa un po' un casino da cancellare, diciamo che lo faccio qui, ok? Quindi abbiamo settato L e siamo qui. Cosa facciamo adesso? Cerchiamo, ovviamente una volta che setto L, setto anche R uguale a 2, perché dobbiamo ripartire da lì. Quello che faccio è che adesso cerco di spostarmi più a destra possibile matchando il prefisso. E qua qualcosina lo faccio, perché qua matcha, qua matcha, qua matcha, qua non matcha. Ok? Quindi aumentando R di 1 ogni volta, quello che succederà è che R2 è sì, quindi fa più, quindi diventa 3. Qua fa sì, quindi diventa più 4. Qua è sì, quindi fa 5 e basta. Quindi dopo aver fatto una cosa banale, avremo che R si trova qui, ok? Cioè ovviamente si trova qui, però è escluso, quindi logicamente si trova qui, ok? Quindi cosa, ripeto, cosa abbiamo fatto? Essendo che eravamo nel caso banale, noi siamo partiti da qua, abbiamo settato L uguale a I, abbiamo settato R uguale a L, e dopo, finché... la stringa di R era uguale alla stringa di la cosa corrispettiva all'inizio della stringa, che sia R meno L tra l'altro, siamo andati avanti, abbiamo spostato R avanti e ci siamo fermati qua, e R quindi ha finito che era 5. A questo punto, l'abbiamo detto prima, cosa facciamo? Mettiamo come valore dello z-array il valore, la differenza tra R e L, cioè 3. Esattamente, che l'ho scritto malissimo sto 3. Ok, bene, e ci troviamo, e questo era un altro caso banale. Adesso andiamo avanti.
Quindi avremo che I è uguale a 3. Ok. A questo punto ci chiediamo, la finestra è valida? Sì. Sì. La finestra non è nulla e l'indice che abbiamo si trova dentro la finestra. Quindi adesso dobbiamo analizzare gli altri casi che saranno, e qua è il momento in cui mi devo guardare, che saranno se il valore, intanto diamo il nome alle robe, la stringa la chiamiamo S, il vettore, lo z-array lo chiamiamo z, ok? Bene. Vediamo se è giusto. Devo fare due conti prima di dire cose sbagliate. Quindi quello è 5, questo è 3. Ok, perfetto, ce l'ho. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Ci abbiamo due casi non banali e per decidere qual è il caso non banale dobbiamo guardare i seguenti valori. Dobbiamo guardare z di i-l z di i-l e dobbiamo guardare r-i. Ok? Quindi questi sono due valori. Vediamo intanto cosa ci significano e poi vediamo quali sono i due casi che concernono questi due valori. Ok? R-I in S? No, questi sono due valori, sono due numeri questi qua. Ah. O no? Sì. Cioè perché R-I è un numero, che è 2, credo. Giusto? Sì. Z di meno L è un valore, I meno L fa quanto fa? 1 e Z di 1 è 0. Ok? Quindi in questo caso sono due numeri. Adesso vogliamo vedere cosa significano, cosa ci significano e quali sono i due casi. Cioè, prima voglio, cioè non voglio dirvi i due casi prima di vedere cosa sono quei numeri perché poi si capisce meglio. Allora, abbiamo un'osservazione importantissima da fare. Questa è proprio l'osservazione chiave dell'algoritmo Z. Noi abbiamo questa finestra LR, giusto? Che va da qua a qua. In questa finestra LR, qual è la definizione? È la finestra più lunga che comprende I che matcha il prefisso. Ma allora, che noi siamo qui, perché noi ci troviamo su questa N adesso, noi sappiamo che tutti i caratteri di questa finestra matchano il prefisso. Cioè, in particolare, noi abbiamo anche informazioni sul futuro. Perché noi, anche se non ci siamo ancora arrivati, sappiamo già che questo carattere è uguale a questo. Perché noi sappiamo che, by definition, la finestra matcha il prefisso. Ma allora, se ci abbiamo dei caratteri davanti, vuol dire che noi abbiamo già delle informazioni sul futuro. Cosa sono questi valori? Z di I-L è, se io mi sposto e dico, cazzo, io so che questa finestra matcha il prefisso, ma allora il carattere che era nella mia posizione nel prefisso, quanti caratteri matchava nel prefisso? Cioè, il fatto che io ho questa finestra, so che questa finestra è uguale al prefisso, perché per definizione lo è. Io mi trovo qua e dico, boh, chissà dopo di me cosa c'è. Non è vero. Io un po' di roba la so cosa c'è dopo di me, perché so che tutti gli altri caratteri dopo di me che sono ancora nella finestra sono uguali a quelli che erano nel prefisso. Ma allora mi posso chiedere, ma il mio corrispettivo nel prefisso, perché tanto so che sono uguale, il mio corrispettivo nel prefisso, quanti caratteri matchava del prefisso della stringa? 0. Questo è z di meno l. Z di meno l è quanti caratteri matchava il corrispettivo mio del prefisso. Quindi questo è un valore importante. Il secondo valore importante è R-I. Cos'è R-I? R-I è quanto nel futuro so guardare.
R-I quant'è? 2. Io ho informazioni sui prossimi due caratteri, me e quello dopo. Cioè sono quanti caratteri nella finestra ho ancora, per quanti caratteri nella finestra ho ancora informazioni. Ok, allora adesso possiamo parlare di quali sono i due casi, i due casi importanti, gli altri due casi in realtà uno è facile e l'altro è vagamente meno facile. Saranno i casi dove Z di meno L è minore di R meno I e l'altro, specularmente, dove Z di I meno L è maggiore o uguale di R meno I. Pensiamo un attimo cosa vogliono dire questi due casi. Il numero di caratteri che io matchavo nel prefisso è strettamente minori di quanti caratteri io ho informazioni del futuro. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho speranza che Z di I sia diverso da Z di meno L. Perché se io so già che Z di I meno L matchava un numero di caratteri minore di quelli che io che so che sono uguali nel prefisso, nella mia finestra nel prefisso, vuol dire che qua non potrà che succedere la stessa cosa. Quindi semplicemente si copia. Eh? Semplicemente si copia. Semplicemente io prendo Z di meno L e lo metto in Z di I. Fine. È chiaro il perché? Lo ripeto però, perché se il numero di caratteri che il mio corrispettivo nella finestra all'inizio, nella finestra matchata nel prefisso, è minore di quanti caratteri so che sono uguali a quella finestra all'inizio, vuol dire che se io rifacessi il processo otterrei lo stesso identico risultato. Perché io so già che gli stessi caratteri che ho dopo, cioè so già che i caratteri che ho dopo sono uguali a quelli che aveva lui nell'altra situazione. E quindi è inutile che lo faccio. Ok, quindi in questo caso, questo è il caso banale di due casi difficili, diciamo, l'unica cosa che faccio è che copio il valore di Z di meno L in Z di. E a quel punto so che ho la risposta giusta per l'osservazione che abbiamo fatto. Bene. Direi che adesso andiamo avanti a simulare, tanto poi prima o poi lo becchiamo l'altro caso, che è il più difficile. Adesso. Eh? Adesso. Adesso? Ok, vediamo. Quindi, I più. Cosa faccio? Ho messo il valore, quindi faccio il più. Quindi I uguale 4. Quindi mi trovo qua. Cosa faccio? Z di meno L. I meno L fa 2. Z di 2 fa 3. L'altro valore R meno I che è 1, 3 maggiore o uguale a 1. Quindi, oh, perfetto, abbiamo già beccato l'altro caso. Ok, ora ci troviamo nell'ultimo caso. Quindi il fatto qual è? È che adesso sappiamo che noi un po' di informazioni nel futuro ce l'abbiamo. Il problema è che non è abbastanza. Perché non è abbastanza? Perché non sappiamo cosa succede dopo la fine della finestra. Sappiamo che fino alla fine della finestra è uguale alla condizione che c'aveva il mio corrispettivo nella finestra iniziale, ma non so cosa succede dopo, perché potenzialmente potrebbe essere più lungo. Ok? Cosa faccio in questo caso allora? In questo caso mi posso permettere di fare la seguente cosa. Io resetto L uguale a I. Quindi cosa faccio? Io sposto l'inizio della finestra a dove mi trovo io. Ok? E perché lo faccio? Perché io so già per certo che qualcosa già matcho. Perché io ho ancora un po' di spazio nella finestra, non ne ho abbastanza, ma un po' di spazio ce l'ho. Quindi cosa posso fare? Io posso spostare l'inizio della finestra a dove mi trovo io. R lo tengo dove era, tanto quella roba è ancora valida, cioè non è che è cambiato, perché come matchava il mio corrispettivo matcha ancora io. E dopodiché rinizio ad espandere la finestra, ma non da L, da R, rispetto a dove si trova R in questo momento. Che vabbè, qua è un caso di genere perché R è proprio la posizione dopo. Io cosa faccio? Rinizio a espandere la finestra da R. Quindi sono qua, ho già matchato la A, ok? Quindi parto da qua. Parto da qua e in realtà non faccio niente perché
perché S è diverso da N. Però io quello che volevo dire è che riparto da R, ok? Quindi rifaccio il processo di espansione della finestra ripartendo da R e vado avanti finché posso, ricominciando a cominciare col prefisso. In questo caso R non va avanti perché qua già fallisce alla prima cosa che devi provare a fare, perché S è diverso da N. E quindi alla fine qua ci scrivo 1 R meno L. Vai. Così non si perde però la proprietà della finestra che è il. Che è la dimensione, cioè la finestra vi ho detto che era la dimensione maggiore di matching tra il. È la più lunga finestra che contiene. Sì. Adesso non è più la più lunga. È la più lunga, sì, in realtà, perché nel paper scrivono così, però in realtà non è vero. L'importante è che sia la più lunga che riesce a contenere il prefisso che match a partire da te. E questo lo è invece. Sì, nel paper scrivono una cosa sbagliata, però in realtà funziona lo stesso, perché in realtà la cosa importante non è veramente la più lunga che ti contiene, ma la più lunga che contiene il prefisso più lungo che parte da te. Okay. E quello è vero. Da L. Eh? Da te si intende come da I. Da I. Ok, da I. Sì, questa è la vera invariante. Good spot. E, però non colpa mia, colpa di chi l'ha scritta. Però è comunque abbastanza. Ok. Proviamo ad andare avanti allora. Dimmi. Scusa, puoi rispiegare perché in due casi posso fare quello che faccio? Allora, quindi abbiamo in totale tre casi. Ok? Allora, il caso finestra invalida direi che è banale. Cioè, il caso finestra invalida è la finestra è invalida, ricalcolo la finestra. Ok? Sì. E ci metto tempo lineare tranquillamente, cioè faccio proprio il check un carattere alla volta. Quindi quel caso funziona perché lo sto ricalcolando. Ok? Caso 2. La finestra è valida, ma z di i meno l è minore di r meno i. Cosa vuol dire? Z di i meno l è quanti caratteri matchava il mio corrispondente nel prefisso. Cioè, perché io sono alla posizione i, giusto? Ok? Quindi vuol dire che io so che la finestra match il prefisso, quindi diciamo che io ho un mio corrispettivo, che è il carattere i meno l. Facciamo che. Allora, facciamo così, vado un po' avanti, ok? Perché poi si formerà una finestra più grossa e poi l'altra te lo dico, va bene? Okay. Cioè mi fermo appena ti riesco a far vedere quel caso. Ok. Allora, facciamo un po' di simulation qua. Cosa faccio? I più più 5, la finestra è valida? No. No, quindi devo ricalcolarla, quindi setto L uguale a 5, metto qualcosa? No, 0. 0, ok, quindi ho scritto fine, I più più 6, faccio vado già avanti, va perché almeno così evito, questo sarà un altro 0, il primo caso interessante è quando arrivo qua, che arriverò con I uguale a 8, se non ho cannato, sì, quindi arriverò che ho I uguale a 8, L uguale a 7 e R uguale a 7, quindi ho fatto un minimo di fast forward perché c'erano una marea di casi ignobili, ok, ho fatto un minimo di fast forward, quindi sono arrivato con I uguale a 8, mi chiedo, la finestra è valida? No. No? A questo punto L uguale a 8, L uguale a 8, L uguale a 8, provo a espandere la finestra il più possibile, quindi R doveva finire, questo è quindi questo è 8, 9, 10, 11, 12 e al 13 fallisce. Ok, e quindi a questo punto faccio 13 meno 8, 5 e scrivo 5, quindi L è qua e no, la N. L'ultima è R qua. Ok, bene, quindi ho fatto un pochino di fast forward e adesso ci abbiamo il prossimo che dovrebbe entrare in quel caso là, credo. Sì, entra. Ok, quindi andiamo avanti, bumpiamo I e I uguale a 9. Quindi ci troviamo qua, giusto? Ci troviamo questa N e abbiamo che la L è 8, R è 13.
che è la finestra che abbiamo spazio al, al step 3. Ok, quindi se facciamo i punti beceri vedremo che siamo in questo caso, però adesso riprendiamo cosa vogliono dire quelle cose e qual è il ragionamento. Ok, allora, quindi ci troviamo qui, io ti dico la seguente cosa: by definition, per definizione, questa sottostringa qua, ok, è uguale a questa sottostringa qua. Per definizione, perché noi abbiamo detto che per definizione LR è la più lunga finestra che contiene I, anche se c'è quell'aggiustamento là, però per ora ci va bene così, è la prima finestra che contiene I, che è uguale al prefisso. Quindi noi sappiamo per definizione che questa finestra, quindi tutti i caratteri che sono qua dentro, sono uguali a questi qua. E fino a là? Ci siamo? Ok? Allora ti dico, ma noi guardiamo il corrispettivo suo all'inizio. Cosa vuol dire il corrispettivo suo all'inizio? Lui. Perché questa qua sappiamo che è uguale a questa. Ok? Guardiamo un attimo il suo corrispettivo e ci chiediamo qual è il suo valore z. Era 0, ok? Che è questo valore qua, z di meno l, è il valore z del corrispettivo della posizione attuale. Perché se fai i meno l, stai facendo l'offset rispetto all'inizio, ok? Sì. Ok? È 0. Ah, cazzo, è 0. Però io so che tutta questa finestra è uguale a tutto questo. Cioè io so che questa roba qua è uguale a questa. Però io so anche, quindi, in particolare, che i prossimi quattro caratteri, mi hai compreso? Che i prossimi quattro caratteri R-I sono uguali qua. Sì. Ma quindi, se lui nel passato aveva calcolato che il suo prefisso metteva zero caratteri, per quale ragione qua dovrebbe essere diverso? Perché se il numero di caratteri che da qui in poi matchano il prefisso è minore di quanti caratteri so che sono uguali rispetto a quando ha fatto lui il calcolo, non c'è speranza che il valore possa essere diverso, perché quando lui ha fatto il calcolo ha considerato solo i prossimi questo numero di caratteri più uno. Ma allora, se io controllo che sono minore stretto, i caratteri che io dopo sono gli stessi che ha guardato lui, cioè sono un upper bound di quelli che ha guardato lui per fare il calcolo. Cioè potrebbe averne anche di più a destra. No, potrebbe averne di più. O sì. In che senso? Cioè potrebbe averne di più rispetto al prefisso a destra, rispetto al numero che trova nel suo corrispettivo prefisso. Cioè il fatto è che se lui qua aveva detto 0, sì, vuol dire che l'unico carattere che ho dato era lui, perché si era fermato subito alla n. Cioè quando qua ho calcolato la finestra più lunga, ok, lui ha guardato solamente la n, non è andato a guardare dopo perché tanto era inutile perché già la n non c'era, ok? Quindi sappiamo che quando lui ha fatto il calcolo lui ha guardato solamente la n, ok? Ma quindi se il numero di caratteri che lui ha guardato è minore del numero di caratteri che io so sono essere uguali a quelli che c'erano dopo di lui, vuol dire che se io rifaccio lo stesso calcolo a partire da qua non potrò avere un risultato diverso, perché io vedo almeno le stesse cose che ha visto quando ha fatto il calcolo lui. Certo, almeno. Cioè, io vedo almeno le stesse cose che lui ha visto in passato. Però se ne avessi di più dovrei mettere un numero più grande. Eh no, scusami. Se lui ne vedeva di meno di me, ok, e ha calcolato 0, ok, quindi vuol dire che si è fermato subito. Vabbè, in quel caso sì, però se arrivasse fino alla fine. Se arrivasse fino alla fine non siamo in questo caso, siamo nell'altro. Se il numero di caratteri invece che lui ha visto sono maggiori o uguali di quelli che io ho a disposizione, cioè sono maggiori o uguali di quelli che io so essere uguali a quelli che ha visto lui, è un altro caso.
vari secoli. La stringa più il prefisso che comprende, che ha dentro i è troppo piccola e quindi non riesce a non so come spiegarla. Magari questa finestra è troppo piccola. Ok. E allora a quel punto dovremmo iniziare a espandere. Però se questa cosa vale, non può sicuramente essere così. Perché? Perché quando tu hai calcolato questo zero, nel passato, quando tu hai calcolato questo zero, sì. Ok, come hai fatto? Hai fatto A uguale a N? No. Cioè il controllo che ha fatto è stato A uguale a N? No. Sì. Ok, è scritto zero. Questo è quello che ha fatto. Però, e poi non è andato avanti, perché gli bastava sapere questo. Cioè una volta che A è diverso, cioè una volta che il primo carattere deve essere il primo carattere, scrivi 0 e è finito. Quindi lui, quando ha fatto il suo calcolo, a partire da lui, ha visto solo il primo carattere. Non è andato avanti a vedere, quando è stato calcolato questo 0, l'unico, a partire da lui, l'unico carattere che è stato visto è stato lui. Ok? Sì, sì. Bene, questa è la prima osservazione, che è z di meno l. Z di meno l è quello 0. Torniamo qua. Noi sappiamo che a partire da lui, quindi a partire da questa n, ci sono r-i caratteri che sono uguali rispetto a questo coso nel passato. Cioè, se parti da questa n, ci sono quattro caratteri che sono uguali rispetto a questa n, a partire da quella n. Perché sappiamo che la finestra che abbiamo, la finestra LR che abbiamo, è uguale anche nel prefisso. Per definizione della finestra LR. Esponimi tu alle tue perplessità in modo... Forse devo guardare i... vocale. I vincoli con la maggiore. Eh? Minore, maggiore, uguale. Cioè, infatti, che questa cosa cosa vuol dire? Vuol dire, guarda che nella finestra attuale ci sono rimasti abbastanza caratteri che sappiamo essere uguali rispetto a quelli che consideravamo noi nel passato. Sappiamo essere maggiori, ok? Sappiamo essere strettamente maggiori. Sì. Perché questi sono il numero di caratteri. Quindi il numero di caratteri che abbiamo a disposizione, che sappiamo essere uguali, sono strettamente maggiori di quelli che lui aveva considerato quando ha calcolato quel valore. Sì. Allora vuol dire che se noi ricalcolassimo, quindi ignora la finestra adesso per un attimo, se noi ricalcolassimo in modo brute force da qui, quindi rifacciamo la cosa, quindi ripartiamo da qua, A uguale a N? No, 0. Ma al più quanti caratteri guarderemo da qua in poi? Z di meno L più 1. Adesso guardiamo. Cioè quanti caratteri da qui in poi, quanti check di eguaglianza facciamo da qui in poi per calcolare il valore suo? Ma questo non era tutto lo scopo di non dover fare. No, no, certo, sto dicendo, assumiamo che lo facciamo invece in modo banale. Ok? Quanti check facciamo? No, come dipende? Facciamo solo uno? Perché A è diverso da N? Controlliamo solamente A uguale a N? No. E quindi da qua match allo 0. Giusto? Sì. Ok? Bene. Però, quindi sappiamo che abbiamo fatto solo un check. Il fatto che noi lo sapevamo già che abbiamo fatto solo un check nel passato, cioè... Da qui, cioè il fatto che questa qua sappiamo che è uguale a questa qua. Ok, sappiamo che questo pezzo è uguale a questo pezzo per l'informazione della finestra. Ok, ma se da qua avevamo fatto solamente un check e lo sappiamo perché l'abbiamo già calcolato, per questo 0 ci implica che abbiamo fatto solamente un check. Ok, se noi abbiamo fatto solo un check, ma il numero di caratteri che ci rimangono nella finestra è maggiore del numero di check che abbiamo fatto,
Se noi facciamo la stessa cosa qua, sappiamo che non faremo più step di prima. Anzi, faremo esattamente lo stesso di step di prima, perché le stringhe sono uguali. Non guarderò a casa. C'è domanda, quanti non hanno capito? Non ho capito questa cosa del guardare nel futuro. Cioè, perché il fatto che, essendo che abbiamo gli stessi identici caratteri tra la finestra LR e la finestra 0R-L, ok? Sappiamo che i caratteri, la sottostringa da S da 0 a R-L è uguale alla stringa da L a R. Questa è una roba che è sempre vera durante l'algoritmo, essendo che queste due sottostringhe sono uguali, ok? Allora, se nel passato non avevamo controllato più di un carattere, anche qua non potremmo controllare più di un carattere, perché le stringhe sono uguali. Sì. E quindi, se il numero di caratteri che ci rimane è maggiore del numero di caratteri che avevamo considerato là, non dobbiamo rifare il check, perché anche sappiamo che sono uguali. Quindi succederanno le stesse identiche cose del passato. Ok, adesso vado avanti. Bene. E quindi, se andiamo avanti a fare sta roba, adesso vado un po' veloce perché non voglio vedere che ore sono, però lo guardo lo stesso, cavolo, ok. Dopodiché qua il match sarà 3, quindi abbiamo che... a chi siamo arrivati? 10 mi sa, vero? Sì. Siamo arrivati a 1 a 10, quindi è 3. 3 è maggiore o uguale di 3, perché è almeno IFA 3, e quindi siamo nel terzo caso. In questo caso dobbiamo espandere la finestra. Cosa facciamo? Settiamo L uguale a I, quindi ripartiamo da qua, non spostiamo R, mi raccomando, in questo caso non si sposta R, si riparte da quello che avevamo, perché tanto è comunque valida. Quindi fondamentalmente, giustamente, quello che è successo è che ci siamo ristretti a questa finestra adesso, quando abbiamo spostato L, ok. E adesso ripartiamo a matchare, quindi n uguale a n, sì, 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 ok, e quindi avremo alla fine che r sarà uguale a 16, se non sbaglio. Quindi la finestra si è espansa fino a qua, che vuol dire che implicitamente stiamo considerando questo prefisso, e quindi qua verrà fuori un bel 6. Andiamo avanti, la finestra è valida, 0 è sicuramente minore di quanto manca, quindi eravamo a 11, adesso siamo a 12. A 12 cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere quello valeva 3, però R-I fa 4, esatto, quindi questo sappiamo che vale 3. Il prossimo è 0, questo arriva a 14. A questo punto abbiamo questo vale 1, che però è minore di 2, quindi questo sappiamo che è 1, quindi siamo a 15. Questa S valeva 0, 0 è minore di 1, quindi questa sappiamo che vale 0. A questo punto siamo a 16 e siamo fuori dalla finestra adesso, quindi adesso si è invalidata la finestra. E questi due, banalmente, facendo il brute force, nel primo caso verranno 0-0. Ok, dopo tutta questa roba, a questo punto abbiamo calcolato lo z-array. Tra l'altro abbiamo confermato che qua c'è ananas, perché qua c'è l'unico 6, che è la lunghezza del lago. Ok? Ora, ma abbiamo calcolato lo z-array effettivamente lineare? Cioè, abbiamo calcolato lo z-array, ma è stato effettivamente lineare? In realtà sì. E lo possiamo vedere nel seguente modo, perché è vero che, se ci pensate un attimo, ci sono dei doppi cicli. Cioè, perché noi facciamo un ciclo che scorre le I dall'inizio alla fine, però poi dentro ci sono dei cicli per fare le finestre. Qual è l'osservazione che ci basta per dimostrare che è lineare? Noi abbiamo solo tre variabili che ci descrivono lo stato, I, L ed R. E il fatto è che a ogni ciclo, almeno una delle tre aumenta di 1. Perché quando ci abbiamo, quando ogni volta che facciamo il ciclo fuori, I aumenta di 1.
E ogni volta che stiamo espandendo la finestra, a ogni ciclo di espansione della finestra, R aumenta di 1. E L in realtà è sempre maggiore o uguale a D. No, non è vero, è sempre maggiore o uguale a D. Però quando L viene resettata, viene sempre resettata in avanti a D. E quindi, in realtà, il numero massimo di operazioni che possiamo fare è 3. Ok? Ok, cioè detto in termini molto più semplici, L, R e D non possono più aumentare una volta, aumentano di 1 ogni operazione, almeno delle 3 aumenta di 1 ogni operazione, ma quindi prima che arrivino tutte quante a N, al massimo puoi fare 3 operazioni, e quindi lineare. Ok, e con questo si conclude la spiegazione sullo Z algorithm. Abbiamo visto come calcolare lo Z array in tempo lineare, lo Z algorithm, e abbiamo visto come manipolare le stringhe, il lago e il pagliaio per metterle in modo tale da poterci calcolare sopra lo Z array per poi poter rispondere alla domanda del problema del pattern matching, indipendentemente da quale delle tre domande. Possiamo, se risponde alla domanda se c'è un matching, possiamo rispondere alla domanda di quanti matching ci sono, possiamo rispondere alla domanda di quali sono gli indici del matching. Ma tipo quello Z array in persona qua, e cioè dobbiamo arrivare per forza fino all'ultima posizione. Quando vediamo che la sottostring, che il suffisso che ci manca è più corto del sì, volendo sì, puoi fermarti un pochino prima, ma non ne vale la pena. Okay. Sì sì, certo. Se stai risolvendo il problema del pattern matching, sì. Ah, questo invece è più generale. Cioè il fatto che se vuoi trovare lo Z array, vuoi trovare lo Z array. Sì, sì. Però sì, certo, se ti interessa solamente la roba del pattern matching, allora sì, ti puoi fermare prima. Però in generale non conviene, perché tanto è un risparmio irrisorio. E poi tendenzialmente comunque vuoi separare le procedure. Cioè il fatto che tu vorrai avere una funzione che prende in input una stringa e ti spara fuori lo Z array. Sì, sì. E poi chiamando quella funzione controlli cioè dal risultato di quella funzione controlli dove match, insomma. Ok, detto ciò, dopo questo tutte forza facciamo un quarto d'ora di pausa. Ok, direi che possiamo iniziare la seconda parte. Abbiamo visto un algoritmo deterministico non complicato, però comunque minimo involved. Stavo guardando adesso il post da cui ho che ho tenuto sotto per come dire, per conferma. Su questo post c'è anche un'implementazione che però è molto più lunga di quello che potrebbe essere, cioè queste implementazioni molto più corte. E su questo post comunque le implementazioni sono 14 righe, quindi abbastanza corto, e comunque è molto più lunga di quello che potrebbe essere, ne ho viste di molto più corte. Ok, abbiamo visto un modo deterministico non complicato, però insomma neanche banale. Adesso invece vediamo un modo probabilistico di fare questa cosa e vedremo i suoi pro e i suoi contro. Il pro è più facile, il contro è che non sempre dà la risposta corretta. Sono ben definiti i vincoli in cui non dà la risposta corretta. I casi in cui la risposta non è corretta sono ben definiti. Sì, però sono imprevedibili. Quindi quando potrebbe servirsi questo? Adesso vediamo. Ok. Di nuovo, no, come lo Z algorithm, non è un algoritmo direttamente per fare pattern matching, è una roba che poi sfruttiamo per fare pattern matching. Quindi partiamo dalla roba e poi vediamo come sfruttarla per fare pattern matching. Ok? La roba che vi voglio spiegare è la funzione di hashing di Rabin Karp. Chiamato anche Rolling Hash. Ok? Andiamo a vedere cos'è l'hashing di Rabin Karp, chiamato anche Rolling Hash. Cos'è un hash? Intanto, un hash è una qualche funzione che prende un oggetto che fa parte di un dominio molto grosso e, passando da questa funzione, lo spara in un codominio che invece è piccolo a piacere. Ok?
Ad esempio, beh, tra l'altro, allora, perché quando si parla di hash, forse la cosa più in mente che vi viene, che l'avrete sentito nominare, se magari si parla di MD5, SHA-1, queste cose qua, che sono gli hash crittografici, non li vediamo, però insomma sono degli hash, che quello che fanno, normalmente, è quello usato per dargli un file e vi spara fuori una stringhetta, se dice male, di dimensione sempre uguale, che in qualche modo è il fingerprint, si chiama, del file. In particolare, quali sono le proprietà di questa funzione di hash? Sì, di questa, ma anche di quella, insomma. Intanto cos'è un hash? Quindi è una qualche funzione f che va da un qualche dominio, facciamo finta che sia il nostro dominio n, ok? Cioè tutti i numeri, adesso solo fare degli esempi, e va in un qualche codominio invece piccolino, per esempio nel codominio dei numeri interi tra 0 e 2 alla k, per un qualche k fissato. Ok? Quindi questa è una funzione di hash. Che proprietà ha una funzione di hash? La proprietà della funzione di hash fondamentale è che se abbiamo due oggetti del dominio A e B, quindi per ogni due oggetti del dominio A, B appartenente a N, se A è uguale a B, allora F di A è uguale a F di B. Questa è la proprietà fondamentale della funzione di hash. Se i due oggetti sono uguali, allora i loro hash sono uguali. Qual è la contrapositive di questa affermazione? Sono diversi i due. Se f di A è diverso da f di B, allora A è diverso da B. Questa è la contra positive, contra negative, non lo so, è l'altro lato della direzione logica. Non hanno entrambe le direzioni delle frecce. Non è un senso se. Se A implica B, nota A implica B. Però se A implica B, non sai niente se B implica A. Logica l'avete fatta. Sì. Ok, se A implica B, non mi ricordo se è contra negativa o contra positiva, se A implica B, not B implica not A. Se A implica B, dove A è A uguale B ovviamente, se A implica B, not B implica not A, è la contra positive. Però non ci dice niente invece se F di A uguale F di B. Se F di A uguale F di B, B forse A uguale a B, forse A è diverso da B. Non lo sappiamo. Ok? Perché l'unica proprietà che deve avere la funzione di hash è che se A uguale a B, allora F di A uguale F di B. Dal che possiamo ricavare logicamente che se F di A è diverso da F di B, allora A è diverso da B. Ok? Bene. D'altronde, se uno ci pensa un attimo, non potrebbe essere altrimenti, perché noi stiamo sputando un dominio potenzialmente infinito in una roba potenzialmente finita. Ma allora ci devono essere infiniti numeri che sono associati a un qualche elemento di quel dominio. E quindi non possiamo dire niente sull'uguaglianza di due cose, perché anche se due hash sono uguali, potrebbero esserci infiniti elementi che li rendono uguali. Ok? Bene. Però la cosa che a noi ci interesserà è questa, che se invece due hash sono uguali, noi sappiamo, siamo sicuri al 100% che allora i due elementi originali, cioè se i due hash sono diversi, sappiamo che i due elementi in origine dovevano essere diversi. Ok, quindi questa è la cosa fondamentale, la regola fondamentale degli hash. A questo punto parliamo invece allora di come facciamo a fare hash di stringhe. Perché prima abbiamo parlato appunto di SHA-1 e MD5, che sono hash standard che vengono usati per i file. A noi ci interessa invece gli hash su stringhe, che abbiamo delle proprietà particolari che adesso vediamo.
definiremo l'hash di Rabin Karp ricorsivamente. L'hash di Rabin Karp intanto ha due parametri, B ed M, che sono due numeri. E poi vediamo che proprietà dovranno avere questi numeri. Ok? B ed M sono dei numeri. Poi vediamo dopo le proprietà. E adesso vediamo come è definito l'hash di Rabin Karp. Allora, Rabin Karp mi dice che F di epsilon è uguale a 0. Epsilon in questo caso è la stringa vuota. Quando si fanno stringhe, epsilon è la stringa vuota. Ok? Quindi dice che l'hash della stringa vuota è 0, è il numero 0. F di una qualche stringa S con appeso in fondo un qualche carattere C, quindi qualunque stringa S più carattere C, sarà uguale a B per F di S più C, il tutto modulo M. Notare una cosa intanto, noi stiamo dando una codifica implicita dei numeri, perché più C non vuol dire niente, perché C è un carattere. Quando scrivo questa roba io sto implicitamente dando una mappatura standard ai caratteri, che ad esempio se avete lettere da A a Z potrebbe essere che A vale 0, Z vale 25, e tutte quelle in mezzo valgono quello che valgono, P vale 1, C vale 2, eccetera eccetera. Ok? Quindi C è un qualche carattere e gli abbiamo dato una qualche codifica. E la codifica standard è che se c'è un alfabeto lungo n, il primo carattere gli segna il valore 0, il secondo 1, il terzo 2, eccetera, eccetera. In particolare, quindi, se siete in C o in C++, se avete le lettere minuscole, un modo banale per mappare i vostri caratteri in quei numeri là, fate il vostro carattere meno aperto singolo apice A, chiuso singolo apice. E vi fa l'offset rispetto ad A in asci, che è esattamente quella roba là. Ok. Quindi abbiamo dato una definizione ricorsiva del hash di Rabin Karp. Ok? Quindi con questa definizione in realtà possiamo fare l'hash di qualunque stringa. Dimmi. Cos'è S? S è una qualche stringa. E C serve un carattere. E C è un qualche carattere. Quindi questo ti dice, guarda che se hai una stringa, io posso spaccarla in tutti i caratteri subito prima, tranne l'ultimo e l'ultimo, ok? E lo calcolo in questo modo, che è appunto il passaggio ricorsivo, perché poi questo avrà un carattere in meno di SC. Di S serve la sottostringa. È il prefisso lungo n-1. E B? Eh? B è uno dei parametri di Rabin Karp. Ok, parametri. B ed N sono i due parametri di Rabin Karp. Ok, adesso metto dei valori di B ed M a caso, poi vediamo appunto come vanno messi, però almeno facciamo, proviamo ad lasciare qualcosa, insomma, ok? Quindi facciamo ad esempio che B è uguale a 3, M è uguale a 7, ok? E proviamo ad lasciare una stringa. Cosa volete che ascio? Ok, però poi mi dite voi S ed N cosa sono? S ed N. Perché A è 0, B è 1, se no abacaba. Vabbè, sì, no, più easy. Quindi, vogliamo lasciare abacaba. Abbiamo sempre i parametri, quindi B uguale a 3, M uguale a 7. Sappiamo la mappatura, perché è banale, A è 0, B è 1, C è 2. Ok? Vogliamo lasciare. Come facciamo allora? Beh, questa roba, se applichiamo la definizione ricorsiva, cosa sarà? Sarà f di abacab, no scusatemi, sarà 3 per f di abacab più c a, che è 0. Ok? E andiamo avanti. E potremmo andare avanti così ricorsivamente. In realtà, se srotoliamo un attimo la ricorsione, possiamo anche vederla in un altro modo. Possiamo vederla come per prefissi. Ok? Perché se noi ci srotoliamo, cosa sta succedendo veramente? Cominciamo col calcolare f di a.
Ok, F di A è 0 perché A era 0. Ora, avendo F di A, come calcoleremmo F di AB? 0 più 3 per 0 più 1 modulo 7. Ok, quindi in realtà possiamo vedere che per aggiungere un carattere, ma d'altronde come ci dice la definizione, possiamo calcolare quello del prefisso prima, moltiplicare poi quella roba per b e poi aggiungere la roba e fare il modulo, aggiungere il carattere che vogliamo mettere dopo fare il modulo. Quindi in realtà possiamo man mano calcolare l'hash di Abacaba man mano che andiamo avanti senza dover usare la ricorsione, possiamo fare con un for, questo intendevo. Quindi quanto sarà l'hash di A, abbiamo detto che era 0, l'hash di AB quanto sarà? Sarà 3 per 0 più B, 1, modulo 7, 1. Okay, quindi qua sotto sto scrivendo gli hash fino a quel punto. Sì. Ok? Hash sì. Fino a me. Poi ABA, qui sarà 1 per 3, 3, sì. Più 0, 3, modulo 7, 3. ABAC, 3 per 3, 9, più... 11 modulo 7 4. Ok, abaca 5 12 più no scusa 4 per 3 fa 12 0 ah 5 giusto. Ok, 15 più 1 16 modulo 7 2 2 6 6 6. Ok, quindi abbiamo calcolato che f di aba kaba è uguale a 6. Quindi in tempo lineare possiamo calcolare l'hash di una stringa. Perfetto. Sapendo questo, adesso vi pongo la seguente domanda. E se io volessi calcolare f di Bacaba, cosa succede se io volessi calcolare l'f di del suffisso, l'f di tutta la stringa tranne il primo carattere? È uguale? No. No. No, io vi chiedo, avendo già f di Abacaba, mm-hmm. Esiste un modo in tempo costante per calcolare f di Bacaba, quindi levando il primo, cioè quindi abbiamo visto come si aggiunge un carattere alla fine fondamentalmente. Adesso la domanda che vi sto facendo è: possiamo levare il primo carattere ritenuto risultato parziale? Mm. No. No. Cioè se durante l'esecuzione ottengo risultati basta fare il valore di a per quante volte l'ho moltiplicato per 3. Ma se A qua vale 0, quindi è semplice. No, è giusto. Ma se fosse stato B, scusa. Allora, molto. Pensiamo un attimo. Aspetta, perché l'idea è giusta. Adesso vediamo i dettaglini, però l'idea è giusta. Vediamo un attimo come viene questa cosa, però non come calcolo vero, ma come formula formale. Ovvero, noi non abbiamo Abacaba, ma abbiamo dei simboli. Quindi x0, x1, x2, x3, x4. Okay. Proviamo a fare questo stesso calcolo ma con i simboli. Quindi cosa verrebbe l'hash? Viene x0 il primo, ok? Aggiungiamo x1, cosa succederà? 3x1, ovviamente tutto questo è sempre modulo 7, tutto quanto, ok? Quindi sarebbe 3x0 più x1, giusto? Dopodiché facciamo ancora. Come diventa? Diventa 3 volte più quello. 3 al quadrato più 3x1 più x2. Giusto? Andiamo avanti, cosa diventa? Diventa 3x3. Tra la terza, tra la seconda x2 più 3x1 più x3 e così via. Ok? Quindi in realtà se noi guardiamo un attimo l'espressione formale, vediamo che quello che in realtà stiamo facendo è che quello che sta succedendo, le faccio diventare delle B per tornare un po' in generale, questa faccio diventare una M. Ok, quello che sta succedendo è che stiamo moltiplicando cioè stiamo aumentando l'esponente di tutte quante le B prima di 1
Ok? E stiamo aggiungendo il nuovo elemento, che tra l'altro, se vogliamo, questo è un via da 1 e quello che stiamo aggiungendo è un via da 0. Per completezza, tanto via da 0 fa 1 e via da 1 fa b. Ok? Ma allora, come facciamo a levare il primo carattere? Noi basta che sottraiamo b alla lunghezza della stringa meno 1, perché la stringa ora è lunga 4, quindi b alla n meno 1 per il primo carattere. E se noi sottraiamo questo, banalmente vediamo che rimaniamo con l'hash della stringa che parte dal carattere 1 in poi. Ma quella, se ci aggiungiamo anche il modulo, poi cioè, dato che è sempre in modulo, come, cosa succede? Beh, non abbiamo visto come fare la sottrazione in modulo. Alla lezione del moduli, ai tempi che ormai sono, che furono, okay. Se ti ricordi, avevamo visto come si sottraeva con i moduli? Come si sottrae con... se devo fare... se devi fare meno b, in realtà basta che sommi n meno b. Se vi ricordate. Ma questo ci piace il computer. No, beh, devi pensarci te. Quindi sappiamo come fare la sottrazione in modulo, ok? L'unica cosa che dobbiamo calcolare è b alla n-1 per x0. x0 ce l'abbiamo in primo carattere. B alla n-1 in realtà ci sono svariate cose. Se intanto sappiamo quanto è lunga la stringa, ce lo possiamo calcolare tipo una volta e basta, e fine. Però anche se non lo sapessimo, in realtà abbiamo visto la fast exponentiation, la fast modular exponentiation. Sempre lezione dei tempi che furono. Abbiamo visto come si calcola a alla b modulo m in tempo log b. Ok? Quindi questo b alla n meno 1 sappiamo farlo velocemente. Ottimo. Quindi sappiamo come passare da f di cs a f di s. Ottimo. Ora abbiamo tutti gli elementi per vedere come applicare l'hashing di Rabin-Karp per fare il pattern matching. E torniamo ai nostri ananas e bananas. Cioè, comunque vi faccio notare che finora, appunto, l'hashing di Rabin-Karp non è altro che fare un for con per più, fine. Cioè la scena di Rabin-Karp è proprio una cagata da implementare. Ora vediamo come utilizzarlo appunto per fare... qualcuno comincia a trovare quanto valgono N, O ed S, per favore. Perché a breve ci servono. Ok, quindi ci abbiamo... ok, che è una roba, e ci abbiamo ananas che vogliamo trovare. Ananas, vuoi tutto un maiuscolo? Tutto un maiuscolo, vabbè, è uguale. E tanto è uguale. L'offset è... allora n vale. Facciamo la mappina. Va, allora le uniche lettere che abbiamo sono A, B, in ordine alfabetico N o S. N o S, no, grazie. Ok, A vale 0, B vale 1. N vale 12. N vale? Scusa, 13. 12 o 13? 13. 78 meno 65. 13. No, MNO 14. MNO S. P Q R S 18. Sì. Sì. Ok. Quindi abbiamo la nostra mappettina. Ovviamente questo lo fa il computer. Questo sì che lo fa il computer poi. Ok, come facciamo a fare pattern matching usando l'algoritmo di hashing di Rabin-Karp? Primo step, vogliamo calcolare in modo banale l'hash del lago. Ok? Facciamolo rapidamente. 0, 0 per 3 fa 0, n è 13. Quindi 13 modulo 7 fa 6, 6 per 3 è 18, più 0 18, modulo 7 2, no, 4,
18 meno 14. Preso. 4 per 2 e 4 per 3 12 più 13 25 4. 21 quindi 4. Ok. Poi 4 12 5. 4 12 5. 15 più 18 23 33 5. 5. Ok, quindi primo step calcolare l'HD del lago. Secondo step calcolare l'hash del prefisso del come si chiama? Pagliaio lungo quanto lago. Quindi l'hash di B A N A N A. Quindi ripartiamo. L'hash di B cosa sarà? 1 3 più 0 modulo 7 fa ancora 3. 3 per 3 fa 9 più 13 21 22 22 modulo 7 fa 1. Ok, 3 più 0 fa ancora 3. 3 per 3 9. Vabbè, 1 di nuovo. Fa ancora 1 giustamente. E qua farà ancora 3. Ok, abbiamo fatto. Va bene. A posto. Ok, quindi step di partenza, calcoliamo l'hash banalmente di questo, calcoliamo l'hash banalmente di questo. Adesso parte l'algoritmo. B e M li abbiamo definiti a priori, prima ce ne sta una. Poi li ho definiti io a priori. Okay, quindi... cioè perché l'hash di Rencar è parametrizzato da questi due parametri. Ok, ma se variano i parametri? Non ho ancora spiegato come scegliere i parametri. Cioè, adesso ne ho messi due a caso. Sì, cioè, proprio sì, a caso, che non sono neanche fatti bene. Cioè, li ho messi piccoli più che altro perché sennò i calcoli venivano terribili. E ok. Bene, bene. Adesso facciamo la seguente cosa. Diremo che il l'hash, quindi l'hash banana, abbiamo detto che è 3. Giusto? Sì. Ok. Adesso quello che vogliamo fare è trovare per ogni finestra di lunghezza 6, che è la lunghezza del lago, vogliamo trovare l'hash. Cioè, in pratica una prefixione. No. Cioè, no, nel senso, se calcolo l'hash... Ora, sappiamo l'hash banana. Quello che vogliamo fare è calcolare l'hash di ananan, giusto? Mm-hmm. Però non vogliamo ricalcolare tutto. Però noi sappiamo come aggiungere un carattere e come levare un carattere. Quindi, con solo due operazioni, possiamo calcolare l'hash di ananan a partire dall'hash di banana. Come facciamo? Qua mi sa che comincio a smettere di farle a mano perché verranno delle cose terribili, soprattutto quando dobbiamo levare la B. Perché aggiungere la N è facile, verrà 1, l'hash di banan è 1. Adesso bisognerebbe levare la B però. E levare la B comincia a essere un disastro. Quindi diciamo che l'hash di questo è un bel punto di domanda. Ok. Il fatto è che quindi man mano, adesso metto dei numeri a caso, cioè potrebbero essere... metto dei numeri totalmente a caso. 5, 1, 3, 4, non sono consistenti, cioè chi se ne frega. 5, 3, 2, 0, 4, 1, 1, 2. Ok? Numeri a caso. Ok. Ah no, viene un cazzo perché... no, perché le ultime non ci sono. Perché ovviamente ad una certa li devo fermare perché la finestra non può andare avanti. Ok, quindi calcolo tutte le possibili finestre. A questo punto cosa posso dire? La finestra larga come ananas. La finestra larga come ananas. Sì, calcolo tutte le finestre larghe come ananas. Intanto mi faccio notare il runtime. Per calcolare l'hash di ananas ci abbiamo messo M o grandi M. Per calcolare tutte le finestre che ci abbiamo messo? La prima volta o grande di M, poi più. Sempre tempo costante. Ci abbiamo messo o grande di n. N meno m in realtà. Ah, sì. Però ci abbiamo messo o grande di n. Quindi tutto questo processo l'abbiamo pagato n più m. O grande di n più m. Okay. Adesso però abbiamo appunto l'hash di tutte le finestre. Cosa sappiamo dalla proprietà degli hash? Che
Se gli hash sono diversi, allora hai bin, cioè le stringhe sono diverse. Le stringhe sono diverse. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato gli hash di tutte le finestre lunghe quanto l'ago nel pagliaio. Ovviamente gli unici, le uniche sottostringhe che possono matchare il lago sono quelle di lunghezza uguale al lago nel pagliaio. Cioè non a caso abbiamo fatto quello. E quindi vuol dire che sappiamo adesso che possiamo scartare tutte quante le sottostringhe che hanno un hash diverso da quelle del lago. Quindi sicuramente non può essere banana, non può essere nana, non può essere ananas e non può essere anasso. Qual è il problema? Adesso ci sono rimasti due con hash uguale 5. Quali matchano? Quali non matchano? Distribuiamo la prima che boh. La risposta è boh. Cioè vedete adesso che se questi fossero stati gli hash veri, ok, che non lo sono, avremmo due match, ananan e ananas. Ovviamente i match veri devono essere là dentro, perché abbiamo detto che se le stringhe sono uguali, allora gli hash sono uguali. Quindi gli hash veri ci sono là dentro. Però potremmo avere dei falsi positivi. Come li gestiamo i falsi positivi? Non possiamo. Se non verificarli uno a uno. Al che l'argomento nella bin cap è probabilistico. E adesso vediamo due strategie per gestire queste cose. Una strategia che si chiama Las Vegas e una strategia che si chiama Monte Carlo. Sono i nomi veri, questi qua, sono i nomi veri di come si chiama questa roba. Quindi avremo Las Vegas e Monte Carlo. Cominciamo con Las Vegas. L'algoritmo Las Vegas dice: tu hai trovato delle finestre che matchano, sai che ci potrebbero essere dei falsi positivi. Bene, controlla a mano tutti quanti quelli che hai trovato. Cioè tu, in questo caso tutte le finestre che hanno come hash 5, controllale con l'algoritmo banale. Qual è il problema di questo approccio, l'approccio Las Vegas? È corretto? Sì, perché controlliamo tutti quelli che avevano l'hash uguale, però potenzialmente lento. Potenzialmente ma in quadratico. Pensiamo di nuovo al caso dove abbiamo come ago A alla 1000 e come pagliaio A alla 1000. Là tutti gli hash sono uguali e che siano tutti dei veri positivi, Las Vegas li deve ricontrollare tutti e quindi Las Vegas andrebbe in quadratico. Infatti Las Vegas di solito non si usa, però per completezza dico che il primo approccio è Las Vegas. Ma quindi anche nel caso peggiore, a parte calcolare tutti i vari hash, la complessità è uguale a come se facessi il metodo stupido di guardare. Sì, con Las Vegas, esattamente con Las Vegas, cioè hash pattern matching usando hash di Rabin Card più Las Vegas ha complessità pessima quadratica n per m. Però è corretto, quantomeno. Ok? Perché adesso invece vedremo Monte Carlo. Monte Carlo, in principio, adesso vediamo che qui non è complicata la situazione, ma in principio Monte Carlo ti dice: ma sai cosa? Secondo me sono tutti matching. Non li controllo, secondo me sono tutti matching. Anche per me. Cioè, tutti quelli che avevano hash 5, secondo me sono tutti matching. Qual è il problema? Che Monte Carlo è lineare, però potrebbe non essere corretto. Ok? Lo riprovo 7 volte. Il fatto è che Monte Carlo può essere boostato. Esiste una cosa che si chiama il boosting. Ovvero, cosa vuol dire? Assumiamo che gli errori capitino a caso, capitino uniformemente a caso. Cioè, il fatto che io ho trovato un falso positivo, che ho trovato un 5 e in realtà la stringa non matcha, ho avuto una probabilità di 1 fratto m, un settimo. Ok? Ma allora qual è un modo? Ci sono due modi banali di migliorare questa cosa. La prima cosa è aumentare il modulo. Aumentare? Il modulo, aumentare. Sì, esatto. Perché se noi assumiamo che i falsi positivi escono a random, ed è abbastanza vero, allora se aumentiamo il modulo stiamo abbassando la probabilità che capitino fuori. Però possiamo solo andare fino a un certo punto, cioè vediamo che anche se usate delle variabili 64 bit, alla fine
in casi pratici non potete mettere un M più grosso di tipo 10 alla 18 giù di lì, anzi anche meno, forse anche 10 alla 17. E quindi siete un po' limitate, cioè a meno che non cominciate ad avere delle variabili mega enormi, non ce lo fate. Al che c'è un'altra tecnica, la tecnica del boosting, che è una cosa molto banale in realtà, che dice: sai cosa? Io non faccio solo un hash, io ne faccio più di uno. Io non prendo solo un set di parametri B ed M, io ne prendo più di uno. Ok? Di solito poi in pratica si cambia solamente la M, la B si tiene uguale, poi vediamo perché. Di solito si cambia solo la M. Cioè io non calcolo solamente l'hash di Ravencar per 3 set di Ananas, io lo calcolo anche per 3 9, per 3 11, per... ne faccio un po', ok? Allora questo cambia dal primo metodo, che era solo aumentare... Aspetta. E poi, quindi calcolo i valori di hash di tutte le finestre per tutti i set di parametri che ho scelto. Come cambia la complessità intanto? La complessità adesso non è più lineare, ma è n più m per il numero di set di parametri che ho scelto, giusto? Perché ogni volta devo farlo. Però adesso posso fare un controllo un pochino più accurato. Io dico che alla Monte Carlo, quindi permettendomi di sbagliare, io dico che due stringhe sono uguali non se un hash è uguale, ma se tutti gli hash sono uguali. Perché se anche solo un hash è diverso, ok? Vuol dire che sono diverse quelle due stringhe? Perché c'è un set di parametri della funzione di hash che diceva anche le diverse. Quindi vuol dire che per forza che sono diverse. Quindi vuol dire che se io appunto calcolassi, quindi questo era f di 3, 7, mettiamo che calcolo f di 3, 9 di Ananas, ok? E mettiamo che mi esca 7, per dire. Mettiamo che questi sono gli hash di appunto 3, 7, qua sopra scrivo gli hash di 3, 9. Okay. Ma basterebbe calcolarlo su quelli che avevano prima l'hash uguale. Eh no, perché io lo voglio fare su tutti in un'unica passata. Perché il problema è che se poi lo fai sparso non puoi più fare il trick di mettere uno a destra e levare uno all'inizio, quindi poi diventa lineare in ognuno che stai facendo, quindi diventa come Las Vegas. Tu lo vuoi fare nell'unica passata che stai già facendo. Ah, ok. E mettiamo che qua escono, che ne so, 7, 1, 5, 7, 2, 3, per dire, ok? A questo punto, quando io faccio i controlli, non controllo più solamente se questo è uguale a questo, ma controllo questo uguale a questo and questo uguale a questo. E quindi adesso in hash non ho più questo falso positivo, perché adesso f di 3, 9 mi dà 1, e quindi so che per quell'hash non è giusto. E l'unico che adesso dico il numero che ho inventato, nel senso, però l'unico che mi rimane è quello giusto, Ananas. E dimmi poi quante volte bisogna ripeterlo. Monte Carlo, aspetta, quindi abbiamo parametrizzato quindi Monte Carlo con un certo K di quanti hash facciamo. Abbiamo detto che la probabilità che ne becchiamo uno sbagliato a caso, cioè facciamo un falso positivo, se i falsi positivi escono fuori random uniformi, era 1 fatto m, giusto? Quindi diciamo 1 fratto m1, ok? Qual è la probabilità adesso con due hash? 1 fratto m1 più 1 fratto m2 per? Sì, è 1 fratto m1 per 1 fratto m2. Ma quindi io con mettendo solo un hash in più ho fatto una probabilità che è quadraticamente minore. Sì. Se ne metto 3 faccio una probabilità che è cubicamente minore, e in particolare all'aumentare lineare di quanti hash metto, la probabilità che trovo un falso positivo diminuisce esponenzialmente. Ma allora se io mando un Monte Carlo come soluzione a un problema che ha una probabilità di sbagliare di un miliardesimo, posso mandarlo? Tranquillamente? Sì. Perché è vero che sto dicendo
Ah, per me sono tutti quanti match quelli che ho trovato, e poi se non lo sono, amen. Il fatto è che quando se fai il boosting vuol dire mettere più hash, se fai abbastanza boosting, che ti costa appunto solo un fattore lineare ogni volta, quindi non è che ti costa chissà quanto, se tu fai boosting e metti più di un hash, puoi far scendere esponenzialmente la probabilità che trovi dei falsi positivi. E quando la probabilità di trovare falsi positivi è uguale alla probabilità che il sole esplode tra un secondo, tendenzialmente te ne può un po' fottere che sia corretto o meno. Sì. Ok? E per arrivare a quella probabilità non devi andare tanto, ne basterà tipo 6 o 7 di hash. Perché diminuisce esponenzialmente in modo esponenzialmente veloce la probabilità che trovi un falso positivo. Questo per i falsi positivi, però vi faccio notare che non può trovare falsi negativi, perché se gli hash sono diversi, allora siamo certi 100% che le stringhe sono diverse. Quindi ci dobbiamo preoccupare solo dei falsi positivi, e tramite il boosting possiamo far scendere in modo esponenzialmente rapido la probabilità con cui troviamo falsi positivi. Ok, ho detto i parametri B ed M, adesso li ho messi a caso, vediamo adesso invece come scegliere B ed M. Allora, senza entrare nel perché, ok, come ho detto, normalmente quando si fa boosting, B rimane uguale, M è quello che vogliamo cambiare. Quindi vediamo prima come selezionare B e poi vediamo come trovare degli M. Ok? Allora, B vogliamo che sia il numero primo più piccolo maggiore della dimensione dell'alfabeto. Ok? Il perché è abbastanza evidente. Immaginate che M sia infinito, quindi che non mettiamo il modulo, ok? Mettiamo che non abbiamo il modulo. Non ci sono collisioni, non ci sono mai collisioni in questo modo. Collisione sono i falsi positivi, sì. Però purtroppo un M dobbiamo metterlo, perché non abbiamo in teoria precisione infinita. Allora, come M, la cosa migliore da mettere, ma poi comunque una volta che uno si impara a memoria quei due o tre numeri, cioè poi ce li hai, in teoria andrebbe messo il più grande numero primo, che è tale che facendo B per quel numero più l'elemento massimo dell'alfabeto non fa overflow. Cioè, se avete un intero A31 bit, per dire, vorreste mettere il numero primo più alto, tale che, tipo se usate come B, che ne so, 31, ok? Tale che 31 per quel numero più 25, sì, non fa overflow su 32 bit. Cioè, in particolare, quindi M lo vogliamo mettere, il fatto che debbano essere primi ci garantisce delle proprietà del fatto che si comportano bene, insomma, che non fanno collisioni che non devono fare, cioè che non fanno collisioni inutili. Quindi il fatto che siano primi deve essere appunto sto. In realtà forse, però questo non sono sicurissimo, forse basta che siano coprimi, forse non devono essere neanche primi, però se li mettete primi sono anche coprimi. Quindi. E invece il B vogliamo che sia il più piccolo possibile, che però sia maggiore della dimensione dell'alfabeto, perché ci evita collisioni inutili, e potete verificarlo, cioè se ci pensate un attimo vedete che è abbastanza ovvio. E invece dall'altra parte la M vogliamo metterla il più grande possibile, che però non ci faccia overflow del dell'intero. Quando varia? E quando varia la M, come la faccio variare? Quando vuoi trovare un'altra M, trovi il secondo primo più grosso che non fa overflow, e poi il terzo primo più grosso che non fa overflow. E così via. Devo stare lì a calcolarlo? In realtà, tipo, noi compagni di programmi, in realtà abbiamo nella nostra memoria un set di numeri primi molto grossi, tipo, non so, 1.700.000, 1.900.000, cioè numeri facili da ricordare. In realtà, se usate Linux, quando fate la gara, e generalmente lo state usando, c'è un comando su shell di Linux che si chiama OpenSSL spazio prime spazio un numero che volete, e vi dice se quel numero è primo. Ma perché OpenSSL, che condizione ha? No, è un comando locale. Ah,
OpenSSL. Cioè il fatto che OpenSSL al suo interno ha bisogno di sapere se i numeri sono primi, se i numeri molto grossi sono primi, e quindi c'è un comando che ti dice se il numero è primo. E quindi in realtà un modo molto banale per trovare numeri primi molto grossi è che metti l'upper bound che vuoi, puoi fare uno scrittino bash che fa un for da quel numero verso il basso e ti stampa i numeri primi con quel comando là. Perché il fatto che OpenSSL prime è estremamente veloce per dirvi se un numero è primo o no. Quindi questo è il trucchetto che uso io. Però in generale uno può, anche perché poi tra l'altro voi per le SWERC, ma anche per l'esame potete portarvi tutti, cioè per l'esame potete portarvi tutti gli appunti cartacei che volete, per le SWERC potete portarvi 25 pagine di roba stampata, quindi qualche numero primo ce lo potete sbattere da dentro, insomma. Ok? E quindi la B è fissa, la M invece la si sceglie in quel modo là. Volete il set dei K numeri primi più grossi che non fanno fare overflow. E il fatto è che quando aggiungi un carattere tu cosa fai? B per quello che avevi più alla peggio carattere massimo. Quindi vuoi un numero primo tale che facendo B per quello che avevi più, più carattere massimo non faccio overflow. Di solito se usi tipo, allora, poi che non sono questi non sono gli ottimi, ma tipo io per dire quando faccio uso interi 64 bit, uso come numeri primi 1.007.000, 1.009.000, quello dopo non me lo ricordo. Però insomma parte da 1.007.000 e poi li trovo man mano da lì. Cioè in realtà come, cioè in realtà, se hai 64 bit 1.007.000 tipo metà del... Eh no, però se tu fai 1.007.000 per una roba che è potenzialmente grossa 1.007.000 arrivi a 64 bit. Ah beh, so. Cioè il fatto che il B massimo per il numero 64 bit sarà intorno alla radice quadrata di quel numero. Ok? Ok, poiché manca veramente poco tempo e non c'è la minima speranza che riesca a fare la terza cosa che volevo fare oggi, quindi la farò alla bellissima lezione della mattina che farò alle 8:30 di mattina il mercoledì. Sì, gentilmente concesso. Gentilmente concesso, esatto. Adesso cancello la lavagna, cerco di farmi venire in mente un fun fact per gli ultimi 9 minuti e poi direi che abbiamo finito. Ok. Stringhe, cosa c'è da dire sulle stringhe? Ma dai, vi faccio uno spoilerino quindi senza fare algoritmo, che lo facciamo mercoledì prossimo, cioè mercoledì quando ci vediamo. E vi dico invece cosa fa quell'algoritmo, ok? Così vi do lo statement ma non l'algoritmo. Allora, l'algoritmo che vediamo, quello che fa è che data una stringa, quindi prendiamo il nostro... Questa è una pessima B. Banana. Nasso. Ok, data una stringa, questo algoritmo fa una roba che impiega tempo n log n su questa stringa, che era questo box magico, ok? E dopodiché questo box magico ci risponde in tempo costante alla seguente domanda: date due sottostringhe della stringa, dammi l'ordinamento lessicografico di quelle due sottostringhe. Quindi, che ne so, io quindi ho preso la stringa, ho calcolato questo box magico, che poi vedremo come si fa la prossima volta, appunto, che si calcola in log n. E dopodiché, con questo box magico, posso rispondere alle seguenti domande. Date due sottostringhe, quindi che ne so, Anas e Anan, per dire, dimmi lessicograficamente qual è la minore e la maggiore. Quindi, lessicograficamente vuol dire come se fosse un dizionario. Dimmi quale viene prima. E ci dice questa cosa in tempo costante. Noi possiamo sapere l'ordinamento lessicografico di qualunque due sottostringhe della stringa in tempo costante. Che è abbastanza buona stringa, però, nel senso. E questa è la prima cosa che ci dà,
questo, questo box magico. La seconda cosa che ci dà sempre il box magico come byproduct del suo calcolo, ci fa trovare una roba molto importante per le stringhe, che è l'ultima appunto cosa che ci manca, che è il suffix array. Il suffix array è un vettore che risponde alla seguente domanda: considera tutti i suffissi di, questo, di questa stringa. Ok? Quindi o, so, so, asso, nasso, eccetera, eccetera. Se li ordinassi, in che ordine verrebbero? Se li ordinassi lessicograficamente, quindi c'è un sort, in che ordine verrebbero? Quindi qua ad esempio, che ne so, il primo sarà non lo so, tipo ananasso probabilmente. Sì. Tipo questo sarebbe 0, questo sarebbe 1, questo sarebbe 2, questo sarebbe 3, immagino. Questo sarebbe 4, questo sarebbe 5, questo sarebbe 6, questo sarebbe 7, 8, 9 e 10. Dovrebbe essere questo suffix array, se non sbaglio. Ok, questo è il suffix array e questo qua, il box magico ce lo dà gratis. Quindi vuol dire che in tempo n log n sappiamo calcolare il suffix array di un vettore. Ci sono tanti problemi che si risolvono avendo il suffix array della stringa. Ok? In particolare poi ve ne lascerò uno che si può risolvere sia in questo modo, che è quello più standard, ma si può risolvere anche con un altro dei due algoritmi che abbiamo visto oggi, non mi dico quale. Ok? Quindi, però può essere un buon esercizio sia risolverlo con le conoscenze che avete, questo esercizio che poi vi darò, che si chiama un IMI glitch su training, poi ve lo linko, e quindi si può sia risolvere con appunto uno dei due algoritmi, più altra roba ovviamente di quella che abbiamo visto oggi, però si può anche risolvere in modo, non banale, però insomma in modo abbastanza diretto, avendo il suffix array. Ok, e ci sono in particolare parecchi problemi, appunto. Di solito i problemi su stringhe sono o con il matching, o sono problemi di pattern matching, che cioè, passano magari anche da pattern matching, ma comunque il fulcro è quello, oppure sono problemi sul suffix array. Quindi abbiamo visto il pattern matching oggi, e possiamo ottenere il suffix array. Questo lo vedremo come calcolarlo in tempo n log n, e per legare è più che sufficiente. Però in realtà vi dico, e non lo vedremo perché è estremamente complicato, però esiste un modo anche di calcolare in tempo lineare questo qua. Si può fare l'ordinamento di suffissi in tempo lineare. Perché, come avevo detto, quando noi dobbiamo ordinare n elementi e l'unica cosa che possiamo fare è comparare due elementi in tempo costante, non possiamo fare meglio di n log n. Ok? Quindi è un po' una sorpresa che possiamo fare questa roba in tempo lineare. Ma in realtà, ovviamente noi non lo vediamo per quello, ma comunque lo dovremmo vedere quando costruiamo il DBF, che è il box magico che vi dicevo prima. Quando faremo il DBF, insieme dovremo fare gli algoritmi di ordinamento che non si basano sul confronto, tipo dovremmo fare il radix sort e il counting sort, perché all'interno di quell'algoritmo ci sono delle proprietà tali dei numeri che troviamo fuori, che possiamo non fare dei confronti, ma possiamo fare delle altre cose che ci permettono di ordinare quei numeri in tempo lineare. Perché infatti, se invece calcolassimo il DBF, che poi vediamo cos'è, con l'ordinamento standard, al suo interno c'è un punto dove devo ordinare la roba, se c'è l'ordinamento standard verrebbe non n log n ma n quadro n. Invece, facendo l'ordinamento in tempo lineare, vedremo la prossima volta come fare, possiamo ottenere alla fine il suffix array in tempo lineare. Ok, detto ciò, ci sono domande? Io ho una domanda. Vai. L'esercizio è quello di wow. Di? Per selezionare la swap, cioè quello l'esercizio è quello del wow. Ah, wow, sì. Si poteva risolvere in una di queste maniere o era solo... No, wow era un ADP. Ok, ok. Sì, sì. No, tutti gli esercizi delle swap
che vi dà, cioè ogni volta che vi do degli esercizi, che siano sezioni per le SWAT, che siano esami, che siano esercizi normali, avete sempre tutte le conoscenze per risolvere. No, no, ma dico se c'era un modo di farlo. No, non credo. È proprio una DP classica, sì, sì, cioè classica nel senso. Cioè puoi vedere con DP nel senso. Il fatto, che, c'è un modo di farlo, perché de facto, tipo, c'è un modo di farlo con due for, de facto, se poi ci pensi, è una DP bottom up. Però alla fine, cioè alla fine che la DP bottom up sono dei for, e che uno non ci pensa e li fa, però de facto sta facendo una DP bottom up. Però quella sì, è una classica programmazione dinamica. Ok, detto ciò, se non c'è altro, abbiamo finito. Grazie.